Thank you.
Thank you.
Thank you.
sempre con due mani. Thank you.
senza Bazzoli tenere in partita Saronno praticamente fino all'ultimo quarto comunque è un buon risultato. Sì, direi di sì, assolutamente. Tra l'altro la squadra si è espressa complessivamente bene, ha rimontato una prima volta, è andata avanti, ha sbagliato la palla del più 10, è andata sotto, è ritornata a meno 2, si è giocata a palloni importanti. Meglio di così onestamente non ci potevamo essere. L'obiettivo all'interno di questa pool promozione per Pan Milano è cercare di prendere il posto più in alto possibile per provare magari a giocarsi il primo turno in casa, no? Eventuale gara buona in casa. Allora penso che Cismago dovrebbe comunque arrivare ultimo. Adesso non so esattamente i risultati di stasera, ma sì, se riuscissimo a prendere altre due squadre potremmo giocare con la quarta e potrebbe essere meglio, ecco. Adesso visto che Saronno stasera è una squadra forte, però forse si può anche affrontare. Vigevano sicuramente no, la Juve no perché è una squadra che comunque ha messo anche un altro giocatore dentro, poi vabbè, e poi così almeno evitiamo di andare a Cremona un'altra volta. Ecco. Però a livello di gioco stasera la squadra ha trovato tanti canestri facili, a fine 80 punti non è un punteggio che fate spessissimo e vi mancava comunque il miglior giocatore. Ci alleniamo bene, stiamo giocando bene, abbiamo un buon gruppo di giovani e speriamo che le inevitabili sconfitte di questa pool non deprimano i giovani da un lato e dall'altro. Se ogni partita se ne fa male due è chiaro che poi a livello degli allenamenti, io non sono quello che dice mi sono mancati due giocatori in partita, io dico piuttosto mi mancano due giocatori in allenamento, cioè così devo fare allenamento con 7-8 ragazzi, e anche perché magari come so lunedì che verrà c'è la contemporanea con la squadra under 18, quindi io non posso utilizzare, meglio posso anche, però ragazzi prima fanno la partita, poi questo è un po' un problema per mantenere questo livello e questa intensità che avete visto stasera.